Dopo la partita con l'Inghilterra abbiamo avuto un giorno di pausa e abbiamo rivisto la partita, poi ci siamo ritrovate e ci siamo concentrate molto su quello che è il nostro gioco, che abbiamo un po' perso nell'ultima prestazione, quindi ci siamo dette che in campo vogliamo essere noi e portare nel gioco quello che è la nostra essenza e quindi questa settimana abbiamo lavorato su questo, concentrandoci molto su quello che vogliamo essere noi all'interno del campo. L'Irlanda è una squadra molto forte che ci ha spesso messo in difficoltà. Sappiamo che hanno delle giocatrici potenti e altre veloci che provengono dal Seven. Sappiamo anche che sono in una fase di cambiamento, hanno cambiato staff alcune giocatrici. Quindi abbiamo analizzato le loro ultime partite e come prima noi vogliamo più che altro gestire la pressione che ci metteranno e riuscire a esprimere il nostro rugby senza farci assorbire dal loro gioco. Io ho avuto la fortuna di conoscere il rugby a scuola grazie al mio professore di educazione fisica e con lui ho fondato una squadra a Como, nella mia città, dove non esisteva il rugby giocato dalle ragazze, ma c'era soltanto una squadra maschile. E devo dire che in tutti questi anni la visibilità di questo sport è molto aumentata, sono cresciuti i numeri, quindi adesso è più facile venire a conoscenza di questo sport. Sicuramente il fatto di avere una finestra solo femminile per le Sei Nazioni ci aiuta anche a dare visibilità e a far crescere il movimento. Stanno nascendo tante squadre ultimamente, il campionato si allarga e speriamo che su questo slancio ci possa essere un campionato sempre più competitivo e un numero di ragazze sempre più grande per dare più bacino anche alla nazionale.